Le fonti TV Trading Week, Top Traders in Action, è il momento di parlare allora con Sante Pellegrino. Sante, ben trovato, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi Giacomo, buon pomeriggio a tutti. E tu che sei un trader capace, ma soprattutto che sei uno dei primi insomma con cui abbiamo iniziato la nostra avventura di Le Fonti TV diversi anni fa, ti chiedo, così insomma anche per aggiungere un po' di carne al fuoco, ma insomma che cosa ti senti di rispondere se ti dicessi che cosa deve fare un buon trader, non la prima, una delle cose che deve fare, che deve avere un buon trader e che cosa non deve fare o non deve avere un buon trader? Insomma, tu come rispondi? E allora, sono tanti i passaggi, come dire, umani che un buon trader deve necessariamente attraversare. Però la prima cosa che io consiglio è che un buon trader deve assolutamente avere un ottimo equilibrio personale. Il trading è in buona sostanza una direttissima come dire, risposta a quella che è l'emotività della persona che si accinge a comprare e vendere azioni, e quindi deve essere capace di come dire, completamente isolarsi quando deve prendere una decisione di investimento, e deve essere completamente capace di portare a termine la strategia di investimento che si è scelta in quel momento, in quella situazione. Ovviamente, cos'altro deve fare un buon trader? A, studiare un ottimo studiare un'ottima tecnica di money management, perché è fondamentale investire e fare trading con il 20-30% del capitale massimo che si ha a disposizione per gli investimenti. Quando si parla di capitale a disposizione per gli investimenti vuol dire che quel capitale è a rischio perdita. E poi una cosa che un buon trader non deve fare è pasticciare sulla piattaforma di trading facendo operazioni alla rinfusa e pensando o di diventare milionario con pochissime operazioni oppure di poter recuperare i soldi spesi purtroppo in operazioni di trading che devono insegnare tanto e sempre, e quindi questo è quello che non deve fare, quindi non deve pasticciare. Io direi che sono due risposte assolutamente chiare e precise, insomma, oltre che sicuramente non banali. Allora, torno da te per completare la risposta che avevamo dato a Fabrizio, poi ti chiederò ovviamente di raccontarci un po' come vedi questo mercato ora che entriamo nel secondo semestre, ci siamo già entrati in verità, oggi Wall Street non ci dà indicazioni sull'indice cash, ovviamente sul future possiamo dare invece qualche indicazione, ma siccome oggi il comparto bancario fa la traino al nostro FTSE MIB, le domande di Fabrizio sono un'analisi di Banco BPM, che come ben sai insomma è al centro, continua a essere al centro di operazioni di fusione di risico bancario, 2,76 più 1,73% è un bel guadagno quello di oggi di Banco BPM, inferiore solamente a Unicredit e a Mediobanca, scusate, a sì, Mediobanca che guadagna il 2,42. Banco BPM, dicevamo, oggi 2,76 più 1,73%. Sante. Ma sicuramente Banco BPM entra nella galassia dei titoli bancari tra i più tradati, perché oramai è già un po' di tempo che ha dei volumi molto molto interessanti di scambio. Grazie a questi volumi sta iniziando ad avere una continuità di flusso di dati che è anche altrettanto interessante per poter sviluppare trading system che sono diversi dalle inefficienze di quotazioni, ed è molto importante questo, quindi fa onore questo a Banco BPM. Ovviamente siamo in una fase di mercato molto molto particolare, come dicevi tu, annunciavi tu, siamo nel secondo semestre oramai a titolo pieno, non è una novità che io ho sempre detto che il secondo semestre del 2021 secondo me sarà fortemente negativo. Ricordiamo bene. Io non sono un pessimista, però purtroppo, anzi sono un ottimista di natura, però purtroppo intravedo per statistica di mercato purtroppo un secondo semestre negativo. Ho individuato
ad aprile i massimi del mercato che per me, nonostante siano stati oltremodo superati, rimangono dei massimi di distribuzione importanti. Da lì poi faremo altri conteggi, però questa non è la sede. La sede invece per Banco BPM è quello che si è appoggiato su un supporto importantissimo, 2,7230 è un supporto fondamentale per Banco BPM, è il secondo supporto ciclico, un eventuale rimbalzo ci può stare fino a 2,80 prima resistenza statica, che è il primo supporto e che quindi diventa resistenza, il primo supporto ciclico per un ciclo che è iniziato da pochissimo, e poi la seconda resistenza, che è una resistenza dinamica di volatilità, è a 2,8535, il cui superamento porterà il titolo attorno agli swing del titolo stesso, che sono 3 euro per azione, e poi resistenza più alta 3,10. Al contrario, sotto 2,72 purtroppo la strada si apre verso i 2,60-2,50 per pareggiare, oltre che le chiusure di alcuni gap lasciati aperti, anche il vecchio supporto da dove poi è partito all'allungo da aprile, proprio da aprile fino all'inizio di giugno. L'altra domanda riguarda Banca Ifis, caro Sante, te lo anticipo, prima di andare ad analizzare Banca Ifis vi do una notizia che riguarda una delle storie di borsa di oggi, Meher Technimont, contratto da 170 milioni in India, il gruppo industriale ha chiuso un nuovo accordo con Indian Oil Corporation per la realizzazione di un nuovo impianto di polipropilene e della relativa sezione per la logistica del prodotto. Dire al primo colpo polipropilene non ha prezzo. Allora, andiamo da Sante per Banca Ifis che oggi guadagna l'1,73%, esattamente quanto guadagna Banco BPM. Vedo però due, o meglio, un engulfing bullish sulla sia seduta di ieri, chiedo scusa, di venerdì, sia su quella di giovedì. Chissà che non sia un segnale rialzista, peraltro il trend è anche tendente verso l'alto, come è chiaro, insomma, anche dai nostri grafici. Sante, a te la parola. Allora, Banca Ifis è un titolo particolare dove ci sono volumi sottili, quindi a differenza di Banco BPM o di Intesa o di altre banche un po' più scambiate, questo è un titolo tra virgolette sottile. Banca molto interessante sotto il profilo proprio operativo e di investimenti, riesce a lavorare molto bene. Abbiamo ovviamente toccato un supporto fondamentale che è quello dei 13 e 25, quindi il titolo sta tentando di rimbalzare proprio da quei livelli di prezzo. È un titolo che viene giù da livelli di prezzo molto molto più alti, ha toccato in passato addirittura 50 euro per azione. Adesso si tenta il recupero, soprattutto il recupero post pandemia del gap del primo lockdown, che è a livello di 15,30. Il titolo può salire ancora più su, non appena appunto verrà violato a rialzo con un bel pattern di breakout rialzista il livello di swing di 14,40, da lì può salire su fino a recuperare addirittura quel gap appunto di 15,30, che coincide anche con due resistenze molto forti, due resistenze, anzi direi tre resistenze, che vengono però da un lontano gap del 2019, quindi da lì quasi certamente ci sono operazioni di, come dire, operazioni fondamentali sul capitale, di analisi fondamentale, quindi operazioni extra finanza e di credito sul capitale vero e proprio. Diventa il titolo negativo solo in una discesa sotto gli swing di supporto che sono 12,50 prima, successivamente 12,30. Un saluto a Carlo che ci chiede di andare ad analizzare un titolo finanziario e allora andiamo su Anima Holding che al momento qua non lo vedo, strano, l'andiamo a recuperare insomma senza problemi. Anima Holding che, eccolo qui, abbiamo un più 0,67% oggi, ma una serie di sedute. Beh, insomma, sarei banale dicendo che nel breve c'è un trend lievemente ribassista. Dopo i massimi dell'8 giugno scorso, c'è stato un ritracciamento barra correzione. In realtà, forse, Sante, correggimi se sbaglio, i supporti, per quanto siano sotto pressione, al momento stanno tenendo, diciamo così. Allora, non è assolutamente malvagia la tua osservazione. Effettivamente, tutta questa zona dei 4,15 barra 4 euro
3,90 euro sono supporti interessanti, il cui abbandono purtroppo farà accelerare il titolo verso supporti più bassi che sono praticamente 3,50 prima, successivamente 3,10, poi addirittura potrebbe scendere ancora di più perché ci sono dei gap aperti proprio sotto i 3,10 in direzione di 2,50-2,70. Il titolo appartiene ovviamente alla Galassia del Risparmio Gestito, è una società di gestione del risparmio che offre servizi soprattutto alle banche popolari che non possono permettersi in taluni casi dei gestori veri e propri. E quindi il titolo soffre un po' come alcune banche particolarmente impegnate in questo periodo nel recuperare più business possibile. Infatti anche questo titolo non ha, o quantomeno ha sfiorato la chiusura del gap del Covid e quindi del primo lockdown, quindi del 2020. Non è sopra quei massimi, quindi purtroppo è ancora leggermente negativo, quindi solo il rimbalzo da questi livelli, dove oramai c'è un quadruplo minimo, può far ritracciare, appunto, perché di rimbalzo si tratta, il titolo fino alla resistenza dei 4,40. Un eventuale abbandono invece del supporto di 4,15 porterà in accelerazione il titolo fino al primo supporto di 3,97. Secondo supporto 3,82, dove ci sono dei gap aperti fino a 3,57, che sono tutti supporti interessantissimi. Questo per quanto riguarda Anima Holding, un saluto anche a Riccardo che ci chiede un'analisi di Enel e devo dirti, Sante, che in questi ultimi 7-8 giorni, diciamo così, è probabilmente uno dei titoli più richiesti in assoluto. Vediamo se ci spieghi, insomma, se c'è qualche motivo per cui appunto è così richiesto. In effetti è un grafico particolare perché insomma si passa, vediamo una figura, insomma, che va a restringersi in una forbice molto ridotta, insomma, tra gli 8 euro e i 7,80, 7,85. Bisogna capire, insomma, se viene rotto verso il basso o verso l'alto, ma forse lo ha già fatto. Sante. Allora, il titolo ha sicuramente raggiunto dei massimi interessanti, già col recupero di tutti i massimi del primo lockdown, quindi abbiamo superato i massimi del 2020 che sono 8,50, li abbiamo recuperati, poi li abbiamo superati, ci siamo ritornati sotto e siamo purtroppo su un supporto 7,85-7,87 di vitale importanza per Enel, perché l'abbandono di questa zona conferma tutta questa parte di resistenza storica. Il titolo, sin dalla sua quotazione, è stato respinto da questi livelli di massimo. È un titolo richiestissimo, secondo il mio modesto parere, perché ovviamente è il titolo che meglio rappresenta quello che è il circuito di energia elettrica migliore assoluto, secondo me, non solo in Europa, ma nel mondo. Tant'è che è rarissimo trovare obbligazioni Enel disponibili. Titolone, e quindi interessante sotto tutti i punti di vista. Purtroppo siamo in una fase discendente, detto bene, c'è una trend line resistenziale che passa sia dal primo head and shoulder che è stato disegnato praticamente a cavallo della fine del 2020, la fine del 2021, quasi confermato, ma poi subitissimamente, come dire, recuperato fino ai massimi che si sono creati tra aprile e maggio a 8,70. Da lì poi un ulteriore pattern ribassista, non solo di head and shoulder, ma anche di reversal Island, che si trova proprio nel periodo di aprile, confermato anche questo da un leggero gettino, poi recuperato. E quindi il mercato Enel in quella zona tra gli 8,50, gli 8,60, gli 8,70 e i 7,90 viene fortemente distribuito. Quindi ci vuole non solo un recupero da questi supporti fino alle resistenze di 8,20 e poi successivi swing di 8,25, ma addirittura ci vuole un ritorno sopra la parte di swing di 8,78 per smorzare completamente la zona ribassista, cioè, oh, pardon, la trend line resistenziale, quindi tutta la trend line che porta al ribasso. Ripeto, io sono purtroppo statisticamente negativo sia per l'anno 21 che per il secondo semestre del 2021, però sono ottimista nell'animo, quindi anche quando vado a fare operazioni di titolo sono sempre long e quindi purtroppo fatico in questa fase dell'anno o in questi periodi, però il mercato
è fatto anche di credito. In questo momento il mercato del credito è il mercato che ha necessariamente bisogno di coccole. E allora vediamo come rispondi a Roberto Mario, che salutiamo, un grande amico, e che ci chiede se UniCredit vale comprare long adesso. Beh, UniCredit è sempre un titolo che ha un'ottima volatilità, ovviamente siamo praticamente in un cuneo di compressione di volatilità, siamo ancora all'interno di un IDNR pattern, tra l'altro un IDNR4 per il momento, perché siamo ancora in compressione di volatilità, addirittura un tentativo di inside bar oggi. Comprare, per quale motivo comprare? Solo se rimbalziamo e sopra i 10,25 per andare comunque a rimbalzo fino alla resistenza di 10,51. Quindi parliamo di un ritracciamento a rialzo, ma non di una vera e propria forza rialzista. Molto importante questa osservazione perché i titoli, in questo momento la maggior parte dei titoli, oltre che rientrare dall'ipercomprato, e quindi stanno procedendo giù verso il basso, verso l'ipervenduto, alcuni hanno un momentum completamente laterale. Sì, è vero, l'America sta salendo, sta segnando nuovi massimi, però siamo fortemente in ipercomprato e a parte l'ultima candela bella di volatilità, non ce ne sono state altre di ampiezza superiore a quella dei giorni passati. Quindi c'è ancora un tentativo di volatilità. Di accumulazione di volatilità che potrebbe purtroppo su questi massimi rivelarsi fatale. Ma caro Sante, se tu ti sei, come hai già fatto, ti consideri insomma, diciamo, negativo per quanto riguarda la seconda metà dell'anno e anche per l'anno venturo, quindi mi riferisco ovviamente sui mercati finanziari, questo che cosa vuol dire? Vuol dire che dobbiamo prepararci a una nuova inversione a livello di obbligazioni, dato che comunque è un altro mercato che tu segui con attenzione e con passione, cioè ci ritroveremo in quel momento già vissuto in cui, no, il rendimento che sale e i titoli e gli azionari che scendono, oltre al periodo particolare dell'anno, ricordiamolo, tu lo sai bene, ma lo rimettiamo di nuovo sul tavolo, che insomma ci sono le banche centrali che dovranno tornare a esprimersi insomma a fine luglio, poi Jackson Hole e poi settembre, c'è chi dice che il tapering sarà già a partire da gennaio, tutti indicatori che potrebbero effettivamente darci quel tipo di previsione che tu ci hai già fornito. E in campo obbligazionario, quindi, che cosa potremmo immaginare che succeda? Allora, di fronte ad una strategia da pianificare rispetto a quello che potrebbe succedere, è bene fare chiarezza. Allora, abbiamo sicuramente il dato dell'inflazione, e tu ricordi che ne abbiamo parlato prima che se ne parlasse sui giornali. Assolutamente confermo e lo accendiamo. E quindi, secondo me, è un problemino, che hanno sotto, ecco, problemone che hanno sottovalutato le banche centrali. E oggi la patata bollente ce l'hanno in mano e stanno cercando di passarsela tra una mano e l'altra per scottarsi meno. Però l'inflazione è forte, galoppante, lo sarà ancora di più per via di una svalutazione che è avvenuta proprio nei giorni scorsi con il rollover sulle valute, cioè aver buttato giù il dollaro non ha fatto altro che incentivare questa impennata dell'inflazione. Quindi l'inflazione è una delle prime incognite. In America perché farà perdere potere al dollaro, in Europa perché non è stata in grado, nonostante una leggerissima e timida salita, di produrre alcun effetto, come dire, distribuzione della liquidità che è ancora in banca depositata nonostante i tassi negativi. Tra l'altro verranno ulteriormente ritoccati i tassi negativi, così si è detto dopo il 2023, ma intanto sono fermi. È un'eventuale, secondo me, corsa al riparo, tagliando di 0,25-0,15 il tasso di interesse, non Sì. farebbe altro che spaventare i mercati. Poi, Jackson Hole, sicuramente il simposio è importantissimo per alcune scelte e scelte che verranno dettate un po' rispetto a quelli che saranno gli ospiti e soprattutto rispetto agli ospiti
chi degli ospiti sarà in grado di proporre, come dire, iniziative di interesse globale per attrarre investimenti. E qui l'Europa dovrebbe giocarsi la carta Draghi, ma vedremo. Il tapering dovrebbe partire a gennaio e ovviamente se abbiamo avuto mercati drogati in tutti questi anni, è bene capire come questi mercati sapranno affrontare la mancanza di liquidità o la liquidità che viene meno dalle banche centrali. Ma poi immagina in Italia dove con l'LTRO o nei PIX, dove ripeto con l'operazione di LTRO Mario Draghi ha dato soldi a tutte quelle istituzioni finanziarie che erano in grande crisi. Faccio riferimento solo all'Italia, Popolare di Bari, Banca Marche, Carige, Montepaschi, e che più ne vuoi, più te ne do. Vedremo se col tapering, insomma, ci sarà supporto. Quindi si preparano tempi difficili. Andare a disinvestire dall'azionario per investire poi nell'obbligazionario, beh, bisogna tener conto di questi cambi di passo, quindi dell'inflazione, dei tassi di interesse, che sicuramente non sono positivi per l'obbligazionario. Quindi uno si chiede, vabbè, se non c'è azionario, se non c'è obbligazionario, in cosa investo? Sicuramente, visto che gli stati vorranno incentivare il credito e le banche dovranno necessariamente incentivare il credito, secondo me ci saranno due motivi di investimento forti. Uno, un ritorno, ma non sarà fiammante come gli anni scorsi, ad un pago. Un pagherò che le banche faranno per i depositi, quindi si ritornerà ad avere quei conti correnti di deposito che offriranno tutto sommato dei tassi di interessi abbastanza interessanti. Non avremo il 4 o il 5% di 10 anni fa, ma otterremo secondo me un 2,80-3% che di questi tempi sono assolutamente buoni, visto che le obbligazioni comunque andranno a scontare il ratio nel lungo periodo. Per quanto riguarda le obbligazioni, sì, però obbligazioni corporate con un ovviamente. Come dire, con una valutazione che deve superare almeno la double B, perché altrimenti, insomma, si corre il rischio di investire in corporate che purtroppo non saranno capaci di rimborsare l'obbligazione che risulta comunque un futures di debito. Occhio, l'obbligazione è il papà dei derivati. E quindi se c'è un aumento dei tassi eventuale, ci sarà anche un aumento delle incapacità di rimborsare i prestiti che arrivano dalle banche. Quindi è veramente una situazione difficile. Però questa è la strada da seguire per chi vorrà gestire al meglio e con tutela i propri risparmi. Perfetto, molto chiaro e ti ringrazio insomma per la risposta che ci hai fornito su un tema sicuramente che è già caldo e che lo diventerà e che diventerà, lo diventerà ancora di più insomma nel corso delle prossime settimane. Allora, c'è un ultimo titolo che ci viene richiesto in particolare da Marcello e riguarda quello che di fatto va in un po' diciamo contromano, nel senso che va in controtendenza rispetto alla direzione che sta indicando il FTSE MIBOG, cioè ERA. Adesso sta riducendo un po' le perdite, ma siamo davanti a un meno 2,47% con tanto di gap down e forse anche rottura dei primi supporti indicati, magari in area 3,47. Provo a sbilanciarmi, insomma, poi adesso tu Sante ci spiegherai meglio qual è la situazione di un titolo che ti chiedo è ancora in fase rialzista, secondo te, dopo questa seduta? Ma sicuramente il titolo è in fase ribassista appena c'è stata la violazione, quindi il reversal pattern del supporto di 3,61. Lì si è costruita una bella bull trap, perché? Perché si è tentato un allungo sopra lo swing di 3,61 per andare a chiudere il gap del Covid l'anno scorso, tra l'altro un gap di breakaway, expansion ed extension, è il mio inglese. Perdonatelo, e quindi bisognava superare i 3,61 con un pattern rialzista e andare a colpire la chiusura del gap di 3,90, dove c'è un altro swing importante. Quindi purtroppo da lì in poi il titolo è negativo e tra l'altro anche qui c'è un leggero reversal island dove c'è il sottilissimo gap fatto a 3,63 praticamente il 22 giugno e quindi la rottura
eventuale di quell'Iceland, ma soprattutto un pattern bellissimo di inversione che è il Reversal Hammer, e quindi la Shooting Star proprio a fine salita del 14 giugno. Molti non credono ancora nell'analisi tecnica, ma se si è equilibrati, così come abbiamo detto all'inizio, l'analisi tecnica funziona alla grandissima. Bello come siamo anche riusciti, no, a chiudere il cerchio. Insomma, abbiamo iniziato con questo, diciamo, osservazione, e chiudiamo esattamente così come avevamo iniziato, no? Che sono anche gli articoli magari più belli che si leggono sui giornali, insomma, in cui ti raccontano un po' la storia. Certo. Prima di salutarti, però, Sante, mi incuriosiva capire che cos'hai. Adesso chiedo alla regia di prendere Sante a tutto schermo. Sono uova sode, sono palline antistress, sono limoni, cosa sono? Pallina di Ah, stress. questi ti servono per mantenere quell'equilibrio di cui prima, Sì. no? Allora, un consiglio, io l'ho fatto e devo ritornarci perché oramai purtroppo si perdono alcune abitudini sane. Per trovare l'equilibrio è importante fare sport la mattina e fare meditazione, Ah, che però. aiuta tantissimo. Poi, siccome io ho studiato sociologia, però non sono un grande studioso, studio ciò che mi incuriosisce. E prima siamo partiti appunto con il ritorno alla tesi, e proprio la sociologia insegna che per comprendere se una tesi ha efficacia, bisogna utilizzare sempre a fine studio delle domande caricate che riportano all'inizio al perché si è intrapreso quello studio. E solo se c'è la risposta al perché, allora lo studio ha comunque ottenuto un risultato soddisfacente. Caro Sante, grazie, buon lavoro e ci sentiamo presto. Grazie a te, Giacomo, grazie a te, buon lavoro a voi, buon training a tutti.